parliamo di novità in casa Torx e siamo sull'Ellittica, l'ultima nata, la RX400. Oltre a essere bellissima, ha una importante particolarità. È compatta e veramente una space saver facilissima da aprire e chiudere. Vediamo come. Basta prendere i pedali, si sgancia il look di blocco, lo si porta in avanti e si blocca il primo pedale. La stessa cosa si fa con il secondo. Vedete che è facilissimo, può essere fatto anche tranquillamente da una donna. Terza cosa, bisogna sbloccare il carrello posteriore. Si tira la leva, si sale fino al blocco. Esatto. Guardate un po', da così a così in pochi secondi. Ecco ragazzi, allora diciamo che l'abbiamo utilizzata ieri sera e l'abbiamo messa in posizione space saver, dobbiamo utilizzarla oggi, quindi molto semplice. Sblocco il carrello posteriore, lo porto a terra e sblocco i due pedali. Prima uno, aggancio il look di sicurezza e poi il secondo. Voilà, pronta. In pochi secondi l'Ellittica pronta a luce. Ricordatevi una cosa importante. Se l'Ellittica o un prodotto che si sta in sospensione viene utilizzata in locali bassi, mansarde o cantine o taverne, dovete ricordarvi che quando la utilizzate non siete a livello del pavimento ma siete ben più in alto. Mediamente dovete sempre considerare, oltre la vostra altezza, circa 35-40 cm di altezza utile. Detto questo, cominciamo a posizionarci sopra la macchina. I pedali di ampie dimensioni permettono una posizione sul quattro assi notevole, di modo che ho sempre la giusta postura rispetto alle mie anche e quindi posso allargare o stringere a piacimento e anche portare sul posteriore il piede per avere una falcata più lunga o invece portarlo anteriore per avere più un lavoro anteriore lavorando più sui muscoli della gamba e del quadricipite. Detto questo, si impugna e comincia a pedalare. L'Ellittica ha un movimento alternato di passo che simula lo sci di fondo praticamente ed è molto piacevole. È un attrezzo che non ha controindicazioni sulle articolazioni basse durante la camminata e la corsa, perché io galleggio, non ho dei contraccolpi e di conseguenza mi preserva da microtraumi a ginocchia, caviglie e anche tutte le articolazioni basse. Confortevolissime. Se utilizzo anche i maniglioni superiori con le mani, posso fare forza e di conseguenza sviluppare più potenza, ma allo stesso tempo anche allenare la parte alta del tronco, quindi braccia, spalle, pettorali e allo stesso tempo tonifico anche la parte centrale, quindi gli addominali e i lombari. I maniglioni alti permettono una diversa presa che è utile in funzione delle varie altezze dell'utilizzatore, cioè più un utilizzatore basso più impugnerà basso, più un utilizzatore alto e più impugnerà alto. Quindi è praticamente impossibile non trovare la posizione. Oltretutto c'è la posizione dei manubri centrali che, oltre ad avere le placchette per la rilevazione della frequenza cardiaca, del pulso, basta appoggiare e stringere e sul cockpit viene evidenziata la frequenza cardiaca. Serve anche per avere una postura un pochino più dinamica e per avere delle posizioni un po' più inclinate per poter far lavorare meglio determinati distretti muscolari. Una precisazione, le ellittiche, il mondo ellittico è fatto da due prodotti, due tipologie proprio di macchine, una con volano anteriore, cioè tipo la 400 in questo caso, e una invece dove il rotore, il volano, è posto posteriormente. Non è che una è meglio dell'altra, hanno due tipologie di allenamento sempre simili, perché è un movimento alternato in sospensione, però mentre quella anteriore ha dei pedali decisamente più piatti e una falcata più lunga, quella con volano posteriore i pedali sono decisamente più inclinati e una falcata un pochino più corta. Questo per permettere di avere
secondo la tipologia di ellittica che voi volete scegliere, quella più adatta alla vostra fisicità. E ora volgiamo l'attenzione al quadro di controllo, il cockpit. Come vedete è una struttura piatta con un portatablet, portatelefonino, molto utile perché, ahimè, tutti noi abbiamo sempre il telefonino a portata di mano. E nel display retroilluminato blu ci sono diverse finestre che esprimono tutti i parametri durante l'allenamento. Perfetto, allora diamo uno start, vedete che il tempo comincia ad andare, a questo punto io devo incominciare a pedalare. Vedete che si vede il tempo o i watt, la potenza che io sto esprimendo istantaneamente, il tempo o watt. La velocità, quindi quella che io sto viaggiando, le calorie, tenete presente, sono sempre teoriche. Qua mi dà le pulsazioni che, come in questo caso, io ho montato una fascia cardiotorx e quindi me le rileva tranquillamente, se no, come detto prima, posso tranquillamente impugnare i grip pulse e mi rileveranno la frequenza cardiaca. Qua vedo il livello dello sforzo, cioè premendo con up o down, posso modificare e lo vedrete anche qua nella barra della matrice a LED che aumento, vedete, aumenta il numero e aumentano anche i segmenti colorati. Questi segmenti che lampeggiano sono i segmenti di ogni sezione di lavoro. Dipende da quanto tempo è impostato sul programma inizialmente. Mediamente può andare da un minuto circa 4-5 minuti, quando passerà al secondo segmento, lampeggerà il secondo e il primo rimarrà fisso. E un'altra particolarità di questa console è, ovviamente stoppiamo, è i programmi preimpostati. Due cose molto fondamentali dei programmi. In manuale, cioè senza impostare nessun tipo di questo programma, io posso praticamente modificare o impostare quanto tempo voglio utilizzare dell'allenamento. 10 minuti per esempio, a questo punto do l'enter e parto. Oppure, schiacciando sempre questo, posso scegliere invece di dare un target di distanza. Voglio fare 5 km. Questo è molto importante perché mi dà dei parametri ben fissi secondo l'allenamento che io voglio fare. Mentre se io resetto e voglio utilizzare uno di questi 10 programmi preimpostati, schiaccio semplicemente il più e vedete che da manual è andato program, P1, e qua nella matrice mi viene evidenziato il livello di difficoltà che incontrerò durante tutto il percorso. Ovviamente posso sempre andare a settare il tempo, quindi voglio fare questo programma P1 per 20 minuti di allenamento. A questo punto do l'enter, la macchina incomincia ad andare, vedete che è partito il countdown e quindi adesso parte con un livello di sforzo medio al sesto. Vedete che il prossimo step lampeggeranno i LED della seconda colonna e qua andremo a vedere che ci sarà un incremento di sforzo. Ovviamente più vado veloce più questi segmenti cambieranno velocemente perché si adeguano alla velocità di passo che io sto tenendo. Vedete qua è molto interessante perché si alternano i dati, quindi ho un costante feedback di tutto il mio allenamento. Mi dà gli RPM, quindi la quantità di pedalate per minuto, la velocità, il tempo, le calorie, la distanza. Quindi io ho veramente un computer che mi fa vedere esattamente quello che sta succedendo. Vedete qua le pulsazioni sono salite perché ovviamente un po' di sforzo c'è. Ragazzi, vedete che il primo segmento di 2 minuti è quasi passato, vedete che il livello è passato a 9, i LED lampeggiano della seconda colonna, quindi mi ha aumentato lo sforzo. Il prossimo livello probabilmente sarà ancora più intenso. Altra cosa molto importante per i patiti di elettronica o di app, perché è scontato, questa macchina, l'RX 400, è interfacciabile con
il proprio device, ovviamente scaricare l'app di Kinomap sul proprio cellulare. Vi consiglio di andare a vedere sul nostro portale online di Torx su YouTube tutti i video che spiegano esattamente come scaricare, come utilizzare e come interfacciare la macchina, le nostre macchine, con il device. E di conseguenza qui ho il mondo dentro casa sulla mia ellittica, quindi posso decidere di camminare, correre, di girare in America, in qualsiasi parte del mondo, grazie ai tracciati preimpostati, preregistrati sulla app di Kinomap. Ok ragazzi, spero che voi vi siate divertiti, io tantissimo, perché l'allenamento sull'ellittica è veramente impattante, proprio ti dà energia, ti dà carica. La nuova RX 400 presto sarà disponibile anche in tutti i negozi e quindi alla prossima, ciao!